Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con Supercalcio. Oggi saremo qui per parlare della partita di ieri tra Inghilterra e Scozia. Allora, è una partita abbastanza noiosa. Certo, qualche occasione c'è stata, ha fatto di più la Scozia in realtà. Poi negli ultimi minuti ha provato a spingere un po' di più l'Inghilterra per trovare la vittoria. E poi c'è stato anche un episodio dubbio su un possibile calcio di rigore per l'Inghilterra, per un pestone dato dal giocatore della Scozia, ma non mi sembrava rigore, quindi secondo me è giusto non darlo come ha fatto l'arbitro. Partita veramente noiosa, nonostante sia un derby, tra l'altro. Certo, qualche occasione c'è stata, tipo all'inizio, il palo dell'Inghilterra come contro la Croazia, soltanto che poi con la Croazia hanno vinto. Comunque la Croazia ha pareggiato con la Repubblica Ceca, ma la Croazia del 2018 non esiste più, è drasticamente calata la Croazia. Poi l'Inghilterra ha preso un palo, ma non è riuscita a vincere con la Scozia. Scozia, questo pareggio, diciamo che accontenta la Scozia, soprattutto l'Inghilterra non tantissimo, però ci può stare. Perché ci può stare? Perché ora la classifica dice nel loro girone Repubblica Ceca prima a 4 punti la Repubblica Ceca. Tra l'altro Schick con il rigore di ieri, che aveva battuto sanguinando e tutto, sul momentaneo 1-0 della Repubblica Ceca, poi finito 1-1 con il gol di Perisic, ha battuto il rigore sanguinante perché gli era appena arrivata una gomitata. Miglior marcatore con 3 reti Schick. Poi seconda Inghilterra 4 punti e la prossima partita sarà proprio Inghilterra-Repubblica Ceca. Chi vince va primo. Che poi sinceramente è meglio arrivare secondi, perché la prima prenderà la seconda tra Francia, Germania e Portogallo, quindi poi ci arriva l'Ungheria. Comunque, chi vince va primo. Se pareggiano va prima la Repubblica Ceca, se vince la Repubblica Ceca prima la Repubblica Ceca, se vince l'Inghilterra prima l'Inghilterra. Però soprattutto c'è lo scontro tra Croazia e Scozia. Chi vince passa. Perché passa? Perché probabilmente gli resta l'opzione come una delle migliori terze, però hanno tutte e due un punto. Se fai 4 punti sei passato. Se pareggiano va da terza la Croazia con 2 punti e la Scozia quarta con 2 punti, però con 2 punti difficilmente ti qualifichi, poi può anche essere, ma è difficile. Però intanto con un pareggio, quella che potrebbe sperare, potrebbe. E la Croazia, anche se con un pareggio difficilmente ti qualifichi con 2 punti. Con 3 punti ti qualifichi quasi. Con 4 punti sei qualificato. Con 2 punti non sei qualificato. Cioè, rischi molto. Comunque, poi devi avere anche una differenza reti buona. Oggi ci sono due match importanti nel girone F, che sono Ungheria-Francia, ma quello che vedranno più persone sicuramente, perché sarà quello, diciamo, il big match del giorno, è quello tra Portogallo e Germania. Secondo me vince la Germania e Francia-Ungheria, secondo me vince la Francia. No, finisce in pareggio. Secondo me finisce in pareggio Francia-Ungheria, perché l'Ungheria gioca in casa e la Francia potrebbe sottovalutare l'Ungheria. Bene ragazzi, detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo in un prossimo video con Supercalcio.